Quest'uomo che vedete è Ibrahim Traoré. Ha 35 anni, è un capitano dell'esercito ed è il presidente più giovane al mondo. O meglio, è un presidente ad interim, perché il 30 settembre 2022 ha marciato su Ouagadougou, che è la capitale del Burkina Faso, e ha preso il potere con un bel golpe alla saheliana. Ora, perché ne parliamo adesso? Beh, è passato un anno. Traoré non sembra il solito militare che rovescia la democrazia, se così vogliamo chiamarla democrazia del Burkina Faso, per costruirsi un bel villone in campagna. Lo scorso febbraio la giunta guidata da Traoré ha infatti costretto le truppe francesi ad abbandonare il paese, ha cessato un patto di assistenza militare stipulato con Parigi nel lontano 1961. A novembre il capitano ha rinunciato al suo intero stipendio da presidente, ha assicurato che il Burkina Faso tornerà alle elezioni entro il 2024. Per finire, Traoré supporta i militari al potere in Niger ed è pronto a intervenire in loro difesa se le cose dovessero mettersi male. Non c'è dubbio, il ragazzo sa il fatto suo e non può e non deve essere considerato come un attore di secondo piano. Lo ricordiamo, il Burkina Faso ospita ben 22 milioni di persone. Benché il 40% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà, il paese dispone di un grande potenziale agricolo, è un esportatore netto di oro e cotone e gode di riserve minerali largamente inesplorate. Al contempo, per l'Europa, Ouagadougou è un importante tassello geostrategico per combattere lo Stato Islamico nel Sahel, per frenare le ambizioni della Russia e della Cina, che premono rispettivamente su Mali e Ghana. Tuttavia, il colpo di Stato potrebbe cambiare le carte in tavola. Diverse testate giornalistiche internazionali fanno riferimento a Traoré come il nuovo Thomas Sankara, il cosiddetto Che Guevara africano che governò il Burkina Faso dall'83 all'87. Sankara è un gigante della storia burkinabè ed è lui che modificò il nome della nazione da Alto Volta, la denominazione coloniale francese, a Burkina Faso. Burkina Faso, letteralmente la terra degli uomini integri. Ne abbiamo già parlato qui sul canale qualche anno fa, ripescatevi il video. YouTube e TikTok pullulano di contenuti che comparano i due presidenti sia in tono analitico che sensazionalista, tanto da diffondere l'idea che Traoré sia la vera e propria reincarnazione di Sankara, il suo successore spirituale o, nel più eufemistico dei casi, un Sankara 2.0. Comunque bisogna ammetterlo, tra i due c'è una certa affinità. Traoré è nato nell'88, esattamente un anno dopo l'assassinio di Sankara. Entrambi hanno frequentato la scuola a Bobo-Dioulasso, cioè la seconda città del Burkina Faso, anche se Traoré si è poi laureato in geologia. Entrambi hanno deciso di entrare a far parte dell'esercito in giovane età e, raggiunto il grado di capitano, hanno ottenuto il potere tramite un colpo di stato. Sankara a 33 anni, Traoré a 34. Nous enterrons l'impérialisme ici. Ouagadougou sarà il Boribana dell'imperialismo. Uscendo però dal campo dell'esoterismo dei numeri, è lo stesso Traoré a presentarsi come l'erede del Che Guevara africano. Il capitaine Thomas Sankara, il le disait donc, nous avons décidé en toute âme et conscience devant l'histoire d'assumer notre révolte. Traoré ha scelto come suo primo ministro tale Kielem de Tambela, giurista e autore marxista molto vicino a Sankara. Il neopresidente parla di rivoluzione, di lotta per il popolo, panafricanismo, imperialismo, neocolonialismo, sfida all'egemonia dell'Occidente e schiavitù. Tutti i temi cardine della narrativa del defunto leader burkinabè. Certes, des esprits imperialistes pourront essayer de vous détourner de l'objectif, mais écoutez, visez loin, visez très loin, réfléchissez et voyez ce qu'on va faire. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, mais c'est un combat pour toute l'Afrique. Il est temps qu'on se réveille et que nous ne soyons plus amenés à traverser l'océan, à mourir pour aller chercher l'Eldorado tant vanté. On peut le créer ici. Manca giusto una benedizione, un qualche passaggio di testimone. Tranquilli, Traoré ci ha pensato da solo. Infatti, il 23 febbraio Traoré ha dato una degna sepoltura a Sankara e ad altri 12 militari morti durante l'attentato nel 1987, celebrando una sorta di funerale simbolico. Difatti, all'epoca i corpi erano stati interrati in maniera frettolosa dal successore ed ex alleato di Sankara, Blaise Compaoré. Compaoré, che ha ordito il complotto per uccidere Sankara insieme, sappiamo bene a chi, ha governato il Burkina Faso dall'87 al 2014, quando una serie di rivolte popolari lo hanno costretto ad andarsene e autoesiliarsi in Costa d'Avorio. E infatti, nell'aprile 2022, il dittatore è stato riconosciuto come mandante dell'assassinio di Sankara e condannato all'ergastolo in contumacia. Insomma, Ibrahim Traoré sembra anche un giustiziere mascherato. Però prima di capire quali siano i suoi piani, in termini concreti, bisognerebbe porsi un'altra domanda. Da dov'è cicciato fuori? Come ha fatto da semplice capitano quest'uomo a imporsi sui suoi superiori? Semplice, il suo è stato un golpe.
in un altro colpo. Nel gennaio 2022, cioè 8 mesi prima del colpo di stato di Traoré, il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba aveva mobilitato l'esercito per deporre il banchiere Roch Marc-Christian Caboret, in carica dal 2015 ed eletto in maniera democratica, ma ritenuto inefficiente nel gestire l'insurrezione jihadista in Burkina Faso. Dal 2015, infatti, le truppe di Al-Qaeda e dello Stato Islamico hanno ucciso più di 16.000 persone. Nel frattempo, Damiba non ha rotto le relazioni diplomatiche con la Francia, come promesso, e ha richiamato in patria Blaise Compaoré, guarda un po', su cui tuttora pende la condanna all'ergastolo. Tutto ciò non è andato giù ad alcune frange dell'esercito, tra queste spiccava la cosiddetta Unità Cobra, una forza speciale antiterrorismo di stanza nel nord del Burkina Faso. Il capo di questa unità, tale Emmanuel Zungrana, si trovava in prigione e Damiba aveva promesso ai Cobra che lo avrebbe liberato. Tuttavia, non ha rispettato il patto e anzi ha smesso di pagarli addirittura. A quel punto, infatti, è entrato in gioco l'uomo, diciamo così, della provvidenza, Ibrahim Traoré. Sebbene non associato ai Cobra, in circa 15 anni di carriera Traoré ha servito prima come artigliere, poi come peacekeeper dell'ONU in Mali e infine si è distinto per diversi successi riportati sul campo proprio contro le milizie islamiste. Il golpe di settembre nella realtà dei fatti si è rivelato una mera formalità, mentre Damiba è fuggito in Togo. Sin da subito, anche per via della sua età molto giovane, Traoré ha dovuto mostrarsi risoluto e giustificare la sua ascesa davanti alla popolazione con delle modalità precise. Il faut vraiment changer le rythme. Faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Au Burkina, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, à l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. Ricalcando le orme di Sankara, Traoré vuole concentrare i suoi sforzi sull'educazione. Al momento soltanto un minore su 4 in Burkina Faso non può andare a scuola perché più di 6.000 istituti sono fuori servizio, a causa anche della minaccia jihadista. In aggiunta alla povertà dilagante, costringe poco meno della metà dei bambini burkinabè a lavorare illegalmente in miniere e campi di cotone. Ed è qui che la retorica anti-imperialista capita a fagiolo. L'or che le jeunes exploitent, que d'autres personnes viennent acheter à vil prix et qui contribuent à nourrir le terrorisme qui sort du pays sans que nous n'ayons aucun contrôle, nous avons décidé de créer cette société pour essayer de reprendre le contrôle de nos sites miniers et pouvoir permettre aux jeunes qui y sont de produire de façon plus mécanisée et plus respectable. Parce que cette lutte que nous avons aujourd'hui contre le terrorisme ne se fait pas uniquement par les armes, mais également par le développement. Tant que la jeunesse n'aura pas d'emploi, elle sera toujours tentée d'aller vers là où c'est facile d'avoir de l'argent. A inizio 2023 la giunta militare ha lanciato un cosiddetto programma di imprenditoria comunitaria affinché i guadagni del settore agricolo, tessile e minerario siano tutti ripartiti in maniera equa tra tutta la popolazione. Parce que nous le disons, c'est inconcevable que nous puissions ici produire de la tomate et que nous importons de la pâte de tomate. A souscrire massivement parce que nous allons créer nos entreprises ici sur place. Lo scopo è quello di far nascere delle cosiddette comunità di affari, cioè progetti nei quali chiunque può investire sperando di ottenere un ritorno economico. Nello specifico, Traoré vuole ampliare 3 miniere e 2 stabilimenti di produzione di salsa di pomodoro. Ora, se è vero che una singola quota di un progetto costa malapena $25, allo stesso tempo chi ne guadagnerà maggiormente sarà inevitabilmente chi ha investito più denaro. Quindi, mi dispiace, non c'è nessun ritorno al comunismo. Forse. Negli scorsi mesi, Ouagadougou ha costretto la Endeavour Mining, principale compagnia mineraria del Burkina Faso di proprietà britannica, a vendere allo Stato centinaia di chili d'oro per necessità pubblica, tra virgolette, senza ulteriori specifiche. Quindi in generale comunque non occorre chissà quale fine analisi geopolitica per capire dove la gestione di Traoré voglia andare a parare. Insieme al primo ministro Tambela come ambasciatore, il capitano Traoré sta stringendo rapporti con paesi antioccidentali, tra tutti Iran, Nicaragua, Venezuela, Cuba, oltre al vicino Mali, anch'esso fresco di golpe. Inoltre il governo provvisorio vorrebbe dare avvio a una transizione energetica che possa garantire in qualche modo l'indipendenza al Burkina Faso. Per cominciare, Traoré ha dichiarato di voler costruire ad esempio una centrale nucleare e l'ha fatto chiedendo direttamente un aiuto a Putin. E a chi se no? Il 27 e 28 luglio Traoré e una delegazione burkinabè, ho anche fatto la rima, hanno partecipato al secondo summit Russia-Africa, un incontro multilaterale che si è tenuto a San Pietroburgo che non è altro che un tentativo di Putin per far passare dalla sua parte le nazioni africane, proponendo loro aiuti economici, alimentari, infrastrutturali, militari. Il più aperto nei confronti di Mosca, guarda caso, è sembrato proprio Traoré, che si è presentato con un discorso accurato e sentimentale. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous sommes les peuples oubliés du monde.
Le peuple burkinabé a décidé de lutter. C'est décevant parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Immancabile poi il riferimento ai suoi colleghi che si inginocchiano senza fare troppi problemi. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui chantent la même chose que les impérialistes d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Per non farsi mancare nulla, Traoré ha concluso così. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tratta della stessa espressione che Sankara utilizzò nell'84 come chiusura del suo discorso davanti all'Assemblea ONU. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Quindi la strada da seguire pare decisa. Giusto un mese fa, una delegazione russa è arrivata a Ouagadougou per discutere di una possibile alleanza militare con il Burkina Faso. È probabile che il gruppo Wagner già operi all'interno dei confini nazionali, sempre se, ora che Prigozhin ha tirato le cuoia, questo gruppo non venga smantellato in Africa. E Traoré ritiene Mosca un alleato strategico, classico modo di dire ciao ciao all'Occidente. E la popolazione del Burkina Faso deve esserne stata contenta, tanto che, di ritorno dal summit Russia-Africa, Traoré è stato accolto da un bagno di folla, come un eroe conquistatore. Dunque sembra che Traoré abbia proprio tutte le carte in tavola per diventare il nuovo Sankara. Ma c'è un ma, perché se da una parte il capitano si riempie la bocca con la lotta ai jihadisti, dall'altra, dopo il golpe dell'anno scorso, gli attacchi terroristici hanno continuato ad aumentare. Secondo le stime dell'African Center for Strategic Studies, a questo ritmo, il 2023 potrebbe chiudersi con un incremento del 137% degli attentati su tutto il territorio del Burkina Faso, senza contare che, non di rado, gli interventi dell'esercito fanno strage di civili. Le forze islamiche controllano di fatto il nord-est del Burkina Faso. 800.000 persone vivono in 23 città conquistate. Chiaramente il contesto in cui Sankara ha vissuto è molto, molto diverso da quello che si trova a dover fronteggiare oggi Traoré. Magari il paragone tra i due è un po' romanticizzato. Sankara preferiva una politica di non allineamento. Invece Traoré sembra costretto a barattare l'indipendenza con il sostegno della Russia. In questo modo il Burkina Faso, e forse mi sbaglio, ma questa è una mia impressione, rischia di cambiare soltanto padrone, senza avere una vera indipendenza tout court. Infatti, a differenza di quanto fatto dal suo ispiratore, Traoré sa bene che non può permettersi di nazionalizzare terre e miniere, né tantomeno di cancellare il debito internazionale. Non a caso, proprio negli ultimi giorni, in un'intervista trasmessa via radio, Traoré ha persino ammesso che il Burkina Faso non è nemico del popolo francese. Per il momento il governo provvisorio non ha ottenuto nessun risultato concreto. Per carità, diamogli tempo e concediamogli il beneficio del dubbio, perché per il momento cosa accadrà io non so dirvelo. Quel che è certo è che se davvero vuole fare la storia, Traoré non deve emulare Sankara, ma deve dimostrare, con i fatti, di poter tirar fuori dall'inferno che è il Burkina Faso, il suo popolo. Je pourrais dire que ma plus grande peur actuellement c'est de trahir ce peuple là.